Aprire la parola del Signore stamattina in Esdra al capitolo 1, dal verso 1, scusate, dal verso 5. Esdra capitolo 1, verso 5. Il tema di stamattina è: ma tu sei nel calendario di Dio? Dio ha un calendario. Dio è un Dio di ordine ed è un Dio di grande precisione. Tutto quello che Dio fa, lo fa sempre premeditato, con una pianificazione impressionante. Neanche un dettaglio di ciò che avviene nella vita dell'uomo e dell'universo è fuori dal piano del Signore. Il Signore ha progettato ogni singolo battito del nostro cuore, ogni singolo secondo della nostra vita. E quando dico ha programmato, non significa che noi siamo delle macchine, ma significa che se lo vogliamo rientriamo nel suo piano. Allora la domanda stamattina è: ma tu sei nel calendario di Dio? Ogni piano sicuramente deve avere un calendario. Un piano è un progetto di azione. Cos'è un piano? Un progetto di azione, e le azioni vanno compiute nel tempo con una progressione ben precisa per ottenere dei risultati ben precisi. Voi mamme o signore che cucinate, specialmente la domenica, ogni tanto vedo su Facebook dei bei piatti che vengono pubblicizzati, eccetera. Dico, voi mettete degli ingredienti ben precisi nelle vostre pentole, mischiate questi ingredienti, pesate gli ingredienti o andate all'occhio se siete così bravi e avete dei tempi di cottura, avete delle azioni che dovete compiere in un certo momento perché ci siano dei risultati. Ebbene, Dio è sicuramente più accurato di noi. Dio è un Dio di precisione. Dì al tuo fratello, Dio è un Dio di precisione. Quindi lui programma le cose ben precisamente e se l'uomo rientra nel suo programma e quindi nel suo calendario, l'uomo si ritrova a lavorare insieme a Dio per i progetti che Dio stesso ha per quell'uomo. Dio ha dei progetti per noi. Il progetto di Dio per l'umanità in assoluto è il progetto che noi vediamo dalla prima pagina della Genesi fino all'ultima pagina dell'Apocalisse. E andate a vedere, come ci sta spiegando ogni 15 giorni la sorella Rossi, come Dio fa ogni cosa nel momento stabilito, nel modo stabilito per ottenere i risultati stabiliti. Io voglio leggervi un passo fra qualche istante, ma prima voglio dirvi in senso generale che il piano di Dio è il bene dell'uomo. Ditelo con me, forse il piano di Dio è il bene dell'uomo. Quindi se l'uomo si ritrova, entra nel piano di Dio e quindi nel suo calendario, ecco che l'uomo avrà i risultati che Dio vuole avere per lui. E questo vale a livello individuale, vale a livello delle nostre famiglie, vale a livello della nostra chiesa locale, a livello della nostra nazione, a livello del mondo intero. Dio dà i progetti, Dio dà i piani, Dio ha degli obiettivi ed è interessato al nostro bene, è interessato al nostro progresso, è interessato all'ottenimento del meglio della nostra vita. E quando noi pensiamo alla storia dell'uomo, vediamo che sempre Dio ha cercato di portare avanti il suo progetto. Fin dalla creazione dell'uomo c'era un piano. Cosa c'era nella creazione dell'uomo? Un piano. Ma voi sapete come il nemico ha cercato di rompere, di distruggere, di intaccare questo piano. Questo principio e questo modo di operare del Signore, ma ahimè anche del nemico, è reale nella vita di ognuno, ogni giorno. Quindi a livello di chiesa, scusate, a livello di umanità insieme, a livello di nazione, a livello di chiesa, a livello di persone, c'è sempre questo principio. Dio ha un piano, dillo con me, forza, Dio ha un piano. Il nemico combatte quel piano. C'è una guerra tra Dio e i suoi piani contro il nemico e i suoi piani. Ma vi do una bella notizia, i piani di Dio prevarranno. Ogni volta che Dio ha pianificato qualcosa, ciò che ha pianificato l'ha portato a compimento. Quindi egli è un Dio che riesce, alleluia, non è uno che prova e poi non gli va bene. Dio riesce nei suoi progetti.
Ma Dio, nella sua misericordia, nella sua immensa capacità, nel suo amore incredibile verso l'uomo, ha deciso di coinvolgere l'uomo nei suoi piani. E credo un po' quel discorso che faceva la nostra sorella Violetta poco fa rientra proprio in questo discorso di stamattina, in questa parola di stamattina. Dio non fa nulla senza coinvolgere l'uomo. Dio vuole coinvolgere l'uomo. Dì al tuo vicino, Dio ti vuole coinvolgere nei suoi piani. Ma se noi facciamo qualcosa insieme, ecco, se in una famiglia mamma e papà, i bambini, i ragazzi decidono di fare qualcosa insieme e fanno un progetto insieme e hanno un'idea e mettono giù questo piano, questo progetto, questo programma e stabiliscono delle date, stabiliscono delle scadenze perché quel programma vada avanti, è ovvio che perché quel programma possa realizzarsi, ognuno deve prendersi la sua responsabilità. Dì al tuo vicino, prenditi la tua responsabilità. Oggi viviamo in un mondo nel quale spesso le persone scaricano sugli altri le proprie responsabilità. Va al governo un nuovo movimento, un partito, un gruppo di persone e non riesce a compiere, quel gruppo non riesce a compiere ciò che si è prefissato, la colpa è ovviamente di chi l'ha preceduto. Poi naturalmente quel gruppo esce di scena e arriva qualcun altro che fa esattamente lo stesso discorso. In genere si alternano, no? Una volta a destra, una volta a sinistra, una volta di centro, una volta di sopra, di sotto, ma alla fine la storia è sempre la stessa. Perché l'uomo non si prende le proprie responsabilità. Oggi siamo in una situazione veramente drammatica perché vedete, l'uomo tende a degradarsi, come tutte le cose della vita, no? Se non c'è manutenzione, c'è degradazione. Allora, dite come, se non c'è manutenzione, c'è degradazione. Vale anche il nostro corpo. Qualcuno l'altro giorno ha scritto su un social network, dice, io non sto invecchiando, sono solo diventato croccante, perché la mattina mi sveglio e sento dei rumori. Perché l'uomo dice no, non ti preoccupare, non stai invecchiando, sei diventato croccante, perché l'uomo tende a degradare come tutte le cose di questa terra, perché l'uomo e tutte le cose di questa terra che erano stati creati non per degradarsi ma per progredire hanno peccato, si sono allontanati da Dio, sono usciti fuori dal piano di Dio, ecco allora che dove non c'è il piano di Dio c'è il degrado, ma noi dobbiamo andare contro il degrado, ci siete con me? E l'umanità sta andando sempre peggio. Se questa tendenza a togliersi le proprie responsabilità, a sgamare dalle proprie responsabilità è innato nell'uomo, oggi è rampante. Qualsiasi cosa succede è sempre colpa di qualcun altro. Succede pure a casa vostra. I bambini, no, chi ha due bambini, giustamente la colpa è sempre del bambino più piccolo. Poi il bambino più piccolo si emancipa, picchia quello più grande, in genere è così che succede, e la cosa un po' bilancia, alla fine quando poi i bambini diventano ragazzi la colpa è di mamma e papà, poi quando sono oramai anziani la colpa è dei nonni, quindi è sempre colpa di qualcun altro, di altro vicino non dare la colpa agli altri per le tue mancanze, prenditi le tue responsabilità. Dio vuole portare avanti il suo progetto, ma c'è bisogno del coinvolgimento dell'uomo. Non perché Dio non possa fare le cose, ma perché Lui ci dà la grazia di farle insieme a Lui. Ed è una cosa che ci onora. Io sono onorato di servire al Signore. Io sono onorato di lavorare col Signore. Fate un bel applauso al Signore, forza. Dì al tuo fratello, rallegrati, perché sei parte del piano di Dio per la tua vita, per la vita della tua famiglia e per la vita della società. Tutti stanno con le braccia in mano, con le braccia scusate conserte, con le mani in mano ad aspettare che qualcuno faccia qualcosa. E tutti sono bravi a vedere ciò che gli altri non fanno, nel frattempo loro non fanno nulla. Noi vogliamo rientrare nel piano perfetto di Dio. E se vogliamo rientrare nel piano perfetto di Dio, c'è qualcosa che noi dobbiamo fare, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Ma stamattina il riflettore, più che su questo, è sui tempi di Dio. Dio ha dei tempi. Dio ha dei programmi. Dio ha delle scadenze.
Nella, benché Dio è fuori del tempo, quando Dio opera con l'uomo, ha un tempo per ogni cosa. Nell'Ecclesiaste dice che c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per ridere, un tempo per piangere, eccetera, eccetera. Quindi c'è un tempo, Dio opera nel tempo benché lui è fuori dal tempo. Lui senza entrare nel tempo potrebbe fare in modo che le cose siano in un batter d'occhio, ma lui ha creato l'uomo e l'ha messo nel tempo, e quindi perché Dio vuole collaborare con l'uomo, opera nel tempo insieme all'uomo. E quindi ci sono cose stabilite per ognuno di noi nel tempo giusto per farlo nel modo giusto. Dio al tuo fratello, impara a riconoscere i tempi di Dio. Leggiamo insieme in Esdra capitolo 1, dal verso 1 al verso 5. Scusatemi, abbiate pazienza con me. Sì, ho detto bene, dall'1 al 5, prima avevo sbagliato. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per la bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra. Egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo, il suo Dio sia con lui. Salga a Gerusalemme che si trova in Giuda e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque risiedano, siano assistiti dalla gente del posto con argento, oro, doni in natura, bestiame e inoltre con offerte volontarie per la casa di Dio che è a Gerusalemme. Allora i capi di famiglia di Giuda e di Beniamino e i sacerdoti e i leviti e tutti quelli che avevano tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito si misero in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa di Dio. Dio non solo opera nei tempi, ma Dio opera secondo delle modalità. Dio è un Dio di ordine ed è un Dio che segue dei tempi e delle modalità. Anche nelle modalità noi dobbiamo rientrare nel piano di Dio e fare le cose al tempo di Dio, nelle modalità di Dio. Ditelo con me, come dobbiamo fare le cose al tempo di Dio e nelle modalità di Dio. Dio aveva progettato che nella sua casa, nel tempio, ci fosse la sua presenza. Io, se riesco stamattina a trasferirvi questo concetto profondo, apparentemente molto semplice e banale, ma profondo, cioè che Dio opera nel tempo e nelle modalità sue, ma opera con la sua presenza. Dite con me, Dio opera nel tempo, nelle sue modalità, ma anche con la sua presenza. Dio vuole essere presente in un posto, in un'azione, in un progetto. Dio non è un orologiaio che ha avviato la carica dell'orologio e l'orologio va indipendentemente dall'orologiaio. Dio interagisce con l'uomo, Dio opera con l'uomo. Questo vale a livello cosmico, a livello internazionale, globale, e vale a livello individuale, personale, perfino dell'individuo, della persona, del bambino appena nato. Dio opera sempre in collaborazione nel tempo e nelle modalità. Dite con me, in collaborazione, quindi con la sua presenza, nel tempo e nelle modalità. Dio aveva stabilito che c'era un luogo che era la sua casa. E lui lì si manifestava, lui lì interagiva, lui lì parlava al suo popolo, lui lì toccava le persone, lui lì emanava la sua potenza, lui lì apriva le porte. Qualcuno mi sta ascoltando stamattina? Allora c'era bisogno di tempi, c'era bisogno di modalità, ma ci doveva essere la sua presenza in un luogo ben preciso. Dio al tuo vicino, Dio è un Dio preciso. Dio non è approssimativo, Dio è molto preciso. Ecco perché ha cercato di stabilire una relazione con l'uomo fin dalla sua creazione,
La sera, sul far della sera, dice la Bibbia che Dio passeggiava insieme ad Adamo. Io me lo posso immaginare, Dio che parlava con Adamo ed Eva come con due vecchi amici e dice: allora che facciamo? Il giorno sta per concludersi, ecco perché è al sul far della sera, cominciamo a pianificare per domani, cominciamo, io ho cose buone per te anche per domani, e di' al tuo vicino: Dio ha cose buone per te anche per domani. Ma parliamo, ma interagiamo, lascia che io trasferisca a te, uomo, le capacità soprannaturali che solo io, Dio, posso avere. Io ho un piano per te che si manifesta nel tempo, nelle modalità, con la mia presenza, la mia interazione con te. Io voglio avere una relazione con te. E voi sapete la storia di Adamo ed Eva, come è andata a finire. Ma pensate che Dio si è arreso? Dio non aveva un piano B, perché per lui non esiste piano B e piano A. Tutto era nel suo piano, lui aveva previsto ogni dettaglio e quindi aveva già la soluzione. Prima ancora che noi abbiamo un problema, Dio ha già creato la soluzione a quel problema. Ma non facciamoci ingannare dai problemi per concentrarci sui nostri problemi personali e non vedere invece il piano di Dio che è più grande di noi. Dio al tuo vicino: il piano di Dio è più grande di te. Il piano di Dio è più grande di te e di me. Cosa succede nell'uomo contemporaneo? Tutti sono concentrati su se stessi. Tutti sono egocentrici. Che significa ego? Io. Centrici, cioè che mettono io al centro. Tutti pensano a se stessi, invece noi dovremmo essere non egocentrici, ma essere persone che pensano agli altri, dovremmo essere altruisti. Se tutti pensano a tutti, alla fine qualcuno pensa a noi. Ditelo con me: se tutti pensano a tutti, alla fine qualcuno pensa a noi. Se ciascuno pensa a se stesso, alla fine nessuno pensa a noi. E noi dobbiamo capire questo principio, diciamo: ma cosa c'entra col tema? Perché ricordiamoci, Dio ha un piano per noi. Ditelo con me: forza, Dio ha un piano per noi. Ma è un piano più grande dei miei problemi. È un piano più grande delle mie difficoltà personali. È il piano più grande delle mie malattie. Ma mentre io mi occupo dei piani di Dio, Dio si occupa delle mie malattie, dei miei problemi, perché io possa compiere i suoi piani nella mia vita. E qualcuno dica gloria al Signore. Alleluia. Allora stamattina io sto cercando piano piano di portarvi a capire che c'è un progetto che è più grande dell'individuo, ma l'individuo deve essere parte del piano di Dio, deve essere quindi parte del suo calendario. Dobbiamo capire dove ci troviamo. Mi è piaciuto giovedì molto quel puntino rosso, un puntone era, quel punto rosso sul pannello dove diceva: dove ci troviamo nel piano di Dio? Dove ci troviamo nella storia? Noi siamo portati a vivere la vita come viene, che in un certo senso è buono, ma attenzione, non dobbiamo perdere mai di vista i piani di Dio per le nostre vite. È per l'umanità, è per la Chiesa, è per la nazione. Dobbiamo sapere dove ci troviamo. Accendiamo la televisione e arrivano notizie di tutti i tipi. L'Ebola, adesso il vaccino che doveva risolvere l'influenza, che diventa la causa di un problema più grande dell'influenza. Ma naturalmente anche là tutti nascondono la mano. Mi è venuto da sorridere nella drammaticità della cosa, quando qualcuno, pezzo grosso dell'ente che governa e controlla i medicinali in Italia, ha affermato: ma le persone che sono morte, alcune di quelle sarebbero morte perché erano malate di tumore. Ma cosa stiamo dicendo? Si va a scaricare le proprie responsabilità. Dì al tuo vicino: prenditi le tue responsabilità. Ma torniamo a quello che sta succedendo. Tutto quello che sta succedendo, come lo leggiamo noi? Alla luce del piano di Dio? Ve lo siete chiesti qualche volta? Noi non è che dobbiamo vivere le cose come vengono. Tutto è ben pianificato e conosciuto da Dio. Certo, non è che Dio ha pianificato queste malattie, sia chiaro, ma Dio sa che sarebbero venute negli ultimi tempi pestilenze, terremoti, maremoti, epidemie,
sconvolgimenti naturali, ci siete con me? Alluvioni, ma vi ricorda qualcosa? Quando ero più ragazzo, mi ricordo a scuola ci dicevano che la Bibbia era un bel libro, ma non era un libro attendibile dal punto di vista della storia dell'uomo, perché dice le cose che dice la Bibbia sono sempre avvenute. Guardate, io ho 55 anni, io non ho mai visto come negli ultimi tempi tante alluvioni nella nostra nazione. Certo, la causa è l'orgoglio umano, come si dice, l'avarizia, l'avidità umana, perché costruiscono dove non devono costruire, eccetera, eccetera. Ma il fatto è che se voi leggete Matteo e leggete Luca e leggete la parola di Dio, voi state leggendo un giornale dei nostri tempi. Dio al tuo vicino, guarda bene a dove ti trovi nel tempo, nel calendario di Dio. Noi dobbiamo aprire gli occhi, c'è un progetto di Dio. Qui nel passo che abbiamo letto, la gente si svegliava la mattina, era tutto normale, andava a comprare il giornale, ah, già, ma a quel tempo non c'era il giornale, però dice andava a fare gli scambi, eccetera, come se tutto normale. Ma c'era qualcuno che aveva ben controllato il calendario di Dio e sapeva che stava succedendo qualcosa che Dio aveva già pianificato. La Chiesa deve avere gli occhi aperti sul tempo di Dio. Dio al tuo vicino, apri gli occhi sui tempi di Dio. Quando abbiamo ascoltato che il Signore ha profetizzato negli ultimi tempi succederà questo, quest'altro, e poi l'apostolo Paolo, credo, che ha detto, ma tutte queste cose non ci colgono di sorpresa. Dio al tuo fratello, non ti sorprendere. Perché non ti devi sorprendere? Perché è tutto scritto. Allora la Chiesa deve guardare al calendario di Dio e deve vedere dove si trova in quel calendario. Dio aveva profetizzato attraverso Geremia che dopo 70 anni di schiavitù e di esilio in Babilonia, il popolo del Signore sarebbe ritornato nella sua terra. Fratelli e sorelle, Dio non è mai in ritardo. Guardatemi bene negli occhi e dite con me, Dio non è mai in ritardo. Siamo noi che non guardiamo bene l'orologio. Ieri sera con Joshua e con Valeria e Sandra abbiamo visto un film. E a un certo punto il protagonista di questo film si doveva spostare da una parte all'altra dell'America e ha sbagliato a spostare le lancette dell'orologio, perché sapete in America ci sono 3 fusi orari. Fatto è che ha messo l'orologio troppo indietro, per cui quando è arrivato alla stazione a prendere il treno, aspettava il treno e non c'era nessuno. Finalmente passa un addetto e dice, scusi, ma questo treno quando passa? E quel signore ha detto, guarda, il treno è già passato. Come è passato? È passato prima? No, no, è passato all'orario giusto, un'ora fa. Come un'ora fa? Guarda che ore sono. Dice, scusi, ma lei da dove viene? Gli ha spiegato da dove veniva. A che gli ha detto quel signore, rimetta bene l'orologio. Dio al tuo vicino, rimetti bene il tuo orologio. Perché oramai non puoi prendere più il treno che è già passato. Molti cristiani si perdono ciò che Dio sta facendo per loro, vuole fare con loro, con le loro famiglie, con la Chiesa, con la nazione, col mondo intero, perché non guardano bene al calendario di Dio. Dio al tuo vicino, guarda al calendario di Dio, guarda anche all'orario. Perché il calendario di Dio ha anche un orologio che scandisce i minuti e i secondi e Dio fa le cose al tempo giusto. Geremia aveva detto dopo 70 anni e c'erano 2 categorie di credenti, di uomini e donne che appartenevano al popolo del Signore. C'erano i fatalisti, quelli che dicevano tanto se Dio deve fare qualcosa lo farà, e aspettiamo. C'erano i pessimisti che dicevano, ma tutto quello che Dio ha detto